Care amiche e cari amici dello specchio vuoto, proseguiamo con la diciottesima lezione sul compendio di teologia ascetica e mistica di Padre Tancheré con Don Curzio Nitolia. Buongiorno Don Curzio e sia lodato Gesù Cristo. E sia lodato. Nella lezione precedente abbiamo visto come la carità sia il presupposto più elevato per giungere all'unione con Dio e come sia legata al sacrificio, ossia alla volontaria rinuncia di se stessi per seguire la volontà di Dio. Nel testo Padre Tanchere cita la prima lettera di San Giovanni Apostolo che vorrei ricordare. Carissimi! Amiamoci gli uni gli altri, perché la carità è da Dio. Chiunque ama è stato generato da Dio e conosce Dio. Chi non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è carità. In questo si manifesta la carità di Dio in noi. Dio ha mandato nel mondo il suo Figlio unigenito, perché noi avessimo la vita per mezzo di Lui. In questo sta la carità. Non siamo stati noi ad amare Dio, ma è Lui che ha amato noi e ha mandato il Suo Figlio come vittima di espiazione per i nostri peccati. Carissimi, se Dio ci ha amati così, anche noi dobbiamo amarci gli uni gli altri. Dio è carità, chi rimane nella carità rimane in Dio e Dio rimane in Lui. E dopo questa quasi supplica di San Giovanni Apostolo che ci invita all'unione della nostra anima con Dio attraverso la carità, ossia all'amore, quello con la A maiuscola, lascio la parola a lei, don Curzio. Prego. Allora l'altra volta abbiamo visto la carità, giustamente come ha detto lei, e abbiamo intravisto l'importanza che gioca il carattere nella vita spirituale e nell'amor di Dio. Quindi dicemmo che avremmo visto l'appendice di padre Tancherè sullo studio dei caratteri. Lo studio dei caratteri ce l'abbiamo alla fine del libro. Io ce l'ho verso pagina 700 e passa. Non so nel, nel manuale che avete voi con la nuova impaginazione a che pagina stia. Ecco io sto dopo pagina... 979 finisce il libro e poi ci sono delle appendici con dei numeri, partono da uno con l'asterisco, è il 10 con l'asterisco. E qui è 756, pagina 756 c'è un 2 in caratteri romani e c'è scritto: Lo studio dei caratteri. Allora, carattere e temperamento. Sono due vocaboli che spesso vengono confusi. Invece bisogna distinguerli bene dal punto di vista anche spirituale e teologico. Si può dire che il temperamento è il complesso delle tendenze che derivano dalla costituzione fisica di una persona, quindi è qualcosa che fa parte del corpo, qualcosa di organico. Il carattere invece è il complesso. Di tutte le disposizioni psicologiche, quindi è qualcosa che deriva più dall'anima che dal corpo. Per il corpo che ha una persona grande e grossa, avrà un temperamento sanguigno che lo porta all'azione. Una persona magra, debole, avrà magari un temperamento piuttosto flemmatico. E così il temperamento deriva dalla costituzione e dalla costituzione. Di una persona si riesce a capire quale sia il suo temperamento. Invece eh, la questione del carattere è qualcosa che deriva dalla psicologia di quest'anima. Quindi, dal, parlando con questa persona, si riesce un po' a intravedere la sua mentalità, il suo pensiero, la sua sensibilità, e di lì si arriva a capire il suo carattere. Allora, temperamento riguarda il corpo, carattere riguarda l'anima. Quindi fa uno schema nella pagina successiva rispetto alla sensibilità, rispetto alle facoltà spirituali, rispetto alla vita di relazione. Allora, rispetto alla sensibilità, il carattere che riguarda l'anima c'è apatico e affettivo. L'apatico può essere indolente o energico. Quindi non sempre l'apatico è un indolente, uno che è flemmatico, che va piano piano. Può essere anche una persona energica ma che agisce con i piedi di piombo, energicamente ma andando piano. Piano piano si fece Roma con energia e lentamente. L'affettivo, sempre nell'anima, nella sensibilità, può essere un emotivo, non è una persona emotiva che si emoziona, ma che sente delle emozioni, quindi non è un, un ansioso, è una persona che ha delle sue emozioni, oppure un appassionato, una persona che è fortemente attratta, che ama qualche cosa con molta passione. Sant'Ignazio di Loyola era un appassionato, lui, che era un militare, si convertì dopo essere stato ferito a Pamplona e si appassionò di Gesù e volle fondare la compagnia di Gesù per mettersi al servizio del Signore. Mentre rispetto alle facoltà spirituali, l'intelligenza e la volontà sono due le facoltà spirituali, ci sono i cerebrali e i volontari. Allora quelli che fanno lavorare soprattutto il cervello invece quelli che fanno lavorare soprattutto la volontà. Però anche qui non è che c'è il cerebrale puro, perché l'uomo è fatto di intelletto e di volontà. Allora fa agire soprattutto l'intelletto e poi la volontà, mentre il volontario sarà soprattutto volitivo, ma anche razionale. Quindi il cerebrale è uno speculativo e... Il volontario è colui che è padrone di sé, ha una volontà forte, può diventare padrone anche degli altri, allora se lo fa in maniera buona perché li spinge come San Giovanni Bosco verso il bene, è una cosa buona. Ci stanno invece i manipolatori, i capi delle sette, e costoro diventano i padroni degli altri per far fare loro la propria volontà. E questo è molto pericoloso. Quando uno entra in una setta si mette al servizio di un guru che spinge gli adepti a fare la propria volontà. È un rischio che corrono anche i sacerdoti quando vogliono diventare i padroni di un'anima. Ognuno dovrebbe scegliere se vuole un direttore spirituale, ma il direttore spirituale dà dei consigli, deve lasciare però l'anima abbastanza libera, non deve assolutamente schiacciarla e diventarne il tiranno rispetto alle relazioni con gli altri, c'è il riservato che può arrivare anche alla timidezza, c'è l'attivo che può essere un uomo d'azione, Sant'Ignazio lo era San Paolo e addirittura può diventare un irrequieto e lì sono danni perché l'irrequieto è una persona che non trova requie, non la trova lui e la fa perdere anche agli altri. Allora, prima di spiegare questa divisione, Dice padre Tancredi: bisogna fare alcune osservazioni preliminari. Innanzitutto, i caratteri che riguardano l'anima, l'intelletto e la volontà, non è che esistano allo stato puro, c'è cioè il puro intellettuale o il puro volontario. Sono ordini normalmente mescolati in gradi assai vari, in qualche uno predomina l'intelletto, ma c'è anche la parte della volontà. Allora può esserci il 60% di intelletto, il 40% di volontà, il 70% di intelletto, il 30% di volontà. Ci sono delle sfumature, per esempio gli apatici non sono puramente apatici, ma hanno anche una certa dose di sensibilità. L'apatico non è molto sensibile, non prova emozioni, è una persona molto tranquilla da sembrare insensibile. Però vengono questi apatici indicati da ciò che domina in loro. Qui c'è una tendenza, c'è un po' di più, un po' di meno. Quindi ci sono molti gradi nell'apatia, così come nella sensibilità. L'apatico puro è difficile che ci sia. C'è quello che è tendenzialmente piuttosto apatico, quello invece che è tendenzialmente piuttosto energico, più affettivo, più passionale, in senso buono, passionato. Amar Dio con passione. Se io amo l'alcol con passione, è una brutta passione. La droga con passione, queste sono cose devastanti. Allora, ogni persona particolare deve essere esaminata sotto il triplice aspetto la sensibilità. Poi le facoltà spirituali, intelletto e volontà e le relazioni con gli altri. La sensibilità, noi sappiamo che c'è la memoria, la fantasia, l'amore sensibile, le passioni, l'antipatia, la simpatia. Quindi bisogna esaminare questi tre, mai un solo aspetto. Io prendo un solo aspetto, esamino solo quello, ma do una, una figura, un quadro di questa persona che è Monco. Non, non è completo, quindi devo vedere in ogni persona i tre aspetti. Così un apatico può essere cerebrale o volontario, e apatico nella sensibilità, ma riguardo all'intelletto e volontà può essere più intellettuale o più volitivo. I quadri tracciati, questi tre, che fa delle parentesi, graffe anziché quadri rigidi, sono indici onde il direttore spirituale possa osservare meglio ogni penitente e studiarne le particolarità. Quindi questo serve a noi per studiarci e correggerci, serve al sacerdote per vedere l'anima che gli si presenta e aiutarla ad andare verso il bene e ad abbandonare il male. I vari caratteri rispetto alla sensibilità. Allora, sensibilità, poi vedremo le facoltà spirituali, intelletto e volontà, poi vedremo le relazioni col prossimo. Tutti siamo do do dotati di sensibilità. E c'è quello che è piuttosto sensibile, l'altro che è piuttosto intellettuale. Ma non esiste il solo sensibile senza intelletto, o il solo intellettuale senza sensibilità. Può esserci il caso quasi patologico, per esempio, Kant era una persona priva di affetti e lui, con lui ci rimettevano l'orologio. Quando erano le due del pomeriggio lui passava davanti a una statua, faceva sempre la solita passeggiata e davanti a quella statua ritornava a casa. Quindi la gente sapeva che quando Kant era arrivato davanti a questa statua erano le due del pomeriggio. Perché faceva così? Perché diceva che non voleva sudare, perché se avesse sudato poi avrebbe dovuto cambiarsi e avrebbe perso tempo. Invece lui doveva scrivere la critica della ragion pura, pratica, e ha fatto delle opere che sono da un punto di vista architettonico perfette, ma per quanto riguarda la verità o la falsità sono molto pericolose e piene di errori. Però aveva questa, eh, questo carattere geniale nel male, ma molto molto acuto. Era un puro intellettuale con molta poca sensibilità. Per fortuna però persone così ne nascono una su un miliardo. Quindi noi abbiamo la sensibilità, per quello non bisogna distruggere la sensibilità che è in ogni uomo, il direttore spirituale, noi stessi vogliamo convertirci, farci santi, non dobbiamo reprimere e distruggere la sensibilità, dobbiamo sublimarla, indirizzarla al bene, amare Dio con amore, con passione. E la passione c'è. La sensibilità c'è. Se io la voglio troppo reprimere, alla fine scoppia come se io volessi mettere un argine, una diga, a un torrente impetuoso. All'inizio lo blocco, poi a un certo punto il torrente sfonda la diga e è peggio ancora. Quello che è successe a Lutero, che era una persona di carattere molto sensuale, e siccome lui stava in passeggiata con un amico e un fulmine uccise l'amico e lui fu risparmiato, era molto scrupoloso, vedeva tutto quasi in Dio, un tiranno, disse qui Dio ha voluto darmi una lezione, allora entrò in convento, all'inizio faceva molte penitenze, era davvero rigidissimo, scrupolosissimo, osservava la regola nei minimi dettagli, poi non ce la fece più, perché aveva represso a forza di volontà, non con la grazia di Dio, non aveva sublimato la sensibilità alle passioni verso Dio, ma aveva cercato di mettere una diga, di mettere come io ho un braccio con una ferita e ci metto il gesso sopra, non si vede più la ferita, ma poi la ferita va avanti e mi fa marcire tutto il braccio e poi scoppia anche il gesso. Così fece Lutero, allora scoppiò, si spretò, tirò fuori la teoria pecca forti del sede forzio screde e poi andò a convivere con una suora che anche lei si era, aveva abbandonato i voti religiosi e l'abito monastico. Allora ecco che tutti abbiamo la sensibilità. Ci sono quelli che ne hanno poca, molto poca, e sono chiamati apatici. Apatos pathos è il sentimento. Altri invece che la posseggono in grado molto alto e sono chiamati affettivi. Ci sono persone molto espansive, sanguigne, affettive, che quando ti incontrano ti darebbero. Anche la, la casa loro. Ci sono delle persone invece abbastanza fredde, compassate, che sono piuttosto apatiche. Le persone del nord normalmente sono piuttosto apatiche. Se uno va in Inghilterra o in Belgio, nei paesi fiamminghi, e, e più vai al nord, più le persone sono apatiche. Invece, più si scende giù, e più sono affettive. E questo bisogna tenerne anche conto, perché se tu mandi una colonia di meridionali. In un paese del nord crea difficoltà ai meridionali, mediterranei che si trovano spaesati al nord, e crea difficoltà a quelli del nord che si trovano invasi da persone che hanno tutto un altro carattere. Io sono stato vent'anni in Piemonte, lì le case erano fatte come un fort. Da ragazzino si vedeva a Tex Wheeler: allora c'era il cancello d'entrata, era una specie di quadrilatero, e poi in fondo c'era l'abitazione, davanti, no. Le persiane sempre chiuse, anche d'inverno non facevano entrare il sole, non si sentiva nulla. Invece, se uno va a Napoli, la gente tira fuori il tavolo e si mette a mangiare sulla strada. Sono cose. Allora, se tu mandi una colonia di napoletani a Torino, i napoletani si trovano in difficoltà, i torinesi anche, o se mandi una colonia di torinesi a Napoli. Bisogna tenere presente le diversità dei caratteri. Non è razzismo, è buonsenso. Ecco allora, quindi l'apatico ha poca sensibilità. Il nordico, con le dovute eccezioni, eh, e invece l'affettivo è abbastanza pieno di sentimenti. Allora, hanno pochi desideri, poco ardore, poca passione. E se ne possono fare due categorie di apatici, gli indolenti e gli energici. Quindi, non, non ogni apatico è indolente. L'indolente ha un'andatura lenta, tendono all'egoismo, non sono cattivi, non hanno un gran bisogno di amare, di essere amati. Quindi, sono persone che normalmente non soffrono. Della sensualità, non sono tentati sul problema del sesto e del nono comandamento, hanno un retto giudizio perché non sono accecati dalla passione. Il lavoro attivo li attira poco, riescono meglio i lavori di pazienza che in quelli di immaginazione. Quindi, un apatico non scriverà mai la Divina Commedia, non farà mai la Cappella Sistina, però fanno dei lavori di precisione. Sono molto in quello, molto esatti, molto ligi. Sotto l'aspetto spirituale. Non si sentono tratti ad alta virtù. Però non hanno neanche passioni violente, non sono tentati fortemente. E quindi è gente che difficilmente cade nel vizio. Virtuosi normalmente, fino a che non ci sia da lottare contro gravi tentazioni, magari se li perseguitano. Li vengono a cercare a casa, rinnega Gesù, altrimenti ti uccidiamo. Normalmente, l'apatico, che è vissuto sempre abbastanza bene, senza essere un vizioso, potrebbe essere tentato di cedere. Non sanno resistere alle occasioni pericolose, né correggersi quando avessero contratto abiti viziosi. Quindi, l'apatico normalmente non ha abiti viziosi, però. Se dovesse succedergli, magari uno comincia a bere dopo un dispiacere, allora lì è difficile che abbia l'energia per convertirsi, per cambiare indirizzo. Non si è temprato come dalle difficoltà. Dalle... Sì. sì, loro fino a che tutto va bene sono dei trattori, dei treni che vanno sempre avanti. Ma se ci sono grosse difficoltà, allora lì possono cadere e difficilmente hanno l'energia per cambiare rotta, per fare inversione ad U. Accettano la direzione che viene data loro, la direzione spirituale, a patto che non se ne richieda alta perfezione e che non siano stimolati ad andare troppo in alto. Quindi con questi apatici bisogna va piano, sano e lontano, non, non correre troppo. Ognuno ha il suo carattere. Sono portati piuttosto per la maratona che per la corsa a 100 metri. Ecco. Tra costoro non si possono trovare le vocazioni religiose normalmente o sacerdotali perché non sono fatti che per professioni tranquille, poco faticose, compatibili con gli onesti e moderati piaceri. Quindi è gente che non, non sgarra né nel bene né nel male, quindi non lo puoi mandare a fare il missionario in Africa e per la vocazione anche lì bisogna fare attenzione. Invece l'apatico energico, benché sia lento, pesante, invece si applica al lavoro, è costante, metodico nello sforzo e a furia di un lavoro paziente arriva anche a grandi risultati. Sono molto diffusi, per esempio, tra gli olandesi, i fiamminghi, i belgi del soprattutto sia del nord che del sud. Ad esempio c'è un famoso gesuito, padre Cornelio Alapide, che ha raccolto eh, tutti i versetti dei padri della Chiesa, greci e latini, del, come commento della Santa Scrittura. Sono 12 volumoni, come un'enciclopedia, grandi e grossi, e lui è vissuto nel 600 l'ultima edizione è dell'800 tutto è latino e quindi lui il versetto in principio Dio creò il cielo e la terra e gli riporta nota 1 dall'a alla z tutti i padri greci tutti i padri latini quindi c'è è voluta una pazienza enorme a fare quel lavoro però è il tipico fiammingo che fa un lavoro del genere non ha il genio di Dante o di Michelangelo, però ha la pazienza, come il motore a V del, dell'auto. Una volta si diceva l'Alfa Romeo ha il motore brillante, però se la spingi troppo, fondi il motore, la, la Ford ha un motore a V, ci fa 2000 km e non si scalda mai. Così è l'apatico energico. Sotto l'aspetto intellettuale, hanno poca immaginazione, poco brio. Non sono un'Alfa Romeo, una Ferrari. Ma riescono in lavori seri che esigano riflessione, pazienza, lunghe e metodiche investigazioni. Ecco, sono un trattore, una Volkswagen, una Ford, un treno. Va avanti come un treno, si dice, un Dodger. Sotto l'aspetto morale non hanno grande ardore, ma operano per convinzione, con costanza instancabile. Sono capaci di alta virtù piano 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 arrivano in alto. Se ne può quindi trarre buon partito per lo Stato sacerdotale o religioso o possono essere ottimi mariti, inculcando loro profonde convinzioni. Una volta che hanno le convinzioni, piano piano arrivano sino in fondo. Con metodo: l'amore del dovere, se uno gli dà come fine Dio, ecco che arriveranno sino alla perfezione e alla santità. Facendo far loro degli sforzi costanti verso la perfezione e loro sono capaci di rispondere a questa chiamata. Sebbene lentamente andranno sicuramente avanti. Festina lente, come dicevano i romani. Affrettati lentamente. Piano piano si fece Roma. Labor improbus omnia vincit. Il lavoro, la fatica costante vince ogni cosa. Poi ci sono gli apatici affettivi, invece hanno per carattere il predominio, no scusi, prima abbiamo visto gli apatici che sono indolenti e apatici energici. Adesso vediamo gli affettivi che hanno per carattere il predominio della sensibilità. Mentre l'apatico è a pathos, senza passioni, senza... con molta, poca sensibilità. Qui l'affettivo in lui predomina. Non è esclusiva, ma predomina la sensibilità. Sentono un bisogno vivo di amare e di essere amato. Il loro domina il cuore. Il cuore in senso cristiano è la volontà, non è la sensibilità. Questo è il modernista che prende per cuore la sensibilità, il sentimento al posto della volontà. Allora qui ce ne sono due tipi principali, anche qui. L'affettivo emotivo e l'affettivo appassionato. L'affettivo emotivo, il sanguigno, hanno, è l'impulsivo, eh? all'esterno movimenti svelti, graziosi, sorriso amabile, fisionomia aperta, amano le belle arti, la musica, la danza. Ciò che interiormente li distingue è la leggerezza di carattere, quindi apparentemente sono molto briosi, il che è una qualità, però interiormente sono portati a una certa leggerezza, sono un po' instabili, non bisogna mai assortorizzare, non è qualcosa di è così, è squadrato, non va un rigo di qua o un rigo di là, però sono portati piuttosto all'instabilità, si abbandonano facilmente alle più varie emozioni, operano sotto l'impressione del momento e quindi sono incostanti ed ecco il difetto un po' dell'emotivo mentre l'apatico è un treno che va sempre avanti e quindi se è energico arriva sicuramente alla meta questo qui scatta parte in quarta e certe volte rischia poi di sgonfiarsi dotati di viva immaginazione di cuore ardente riescono nei lavori letterari un poeta certo il questo qui L'emotivo non lo puoi mettere a fare l'opera di padre Cornelio Alapide, come padre Cornelio Alapide non lo puoi mettere a scrivere la Divina Commedia. Maneggiano la parola con facilità, esercitano sulle persone che li avvicinano una specie di seduzione. Sarà un grande oratore. Ci stanno certe persone invece molto preparate, eccetera, che quando parlano fanno addormentare tutti quanti. Un signor Spadafora, che è stato un grande segeta, una persona molto intelligente, anche simpatico, però nel parlare era molto smorto, dava un senso quasi di sonnolenza. Ognuno è fatto delle persone molto meno preparate, invece, quando parlano, dicono un sacco di scemenza, ma le dicono talmente bene che ti incantano. Sotto l'aspetto morale. Si lasciano facilmente andare ai diletti sensuali, quindi è gente che è portata un po' verso la sensualità anche alla ghiottoneria alla voluttà, ma si pentono presto e sinceramente delle loro colpe. Quindi, sono son persone passionali che magari cadono, però chiedono subito e sinceramente perdono, ricadendo peraltro alla prima occasione. Quindi, il confessore deve sapere che quest'anima ha questo carattere e che non lo fa per cattiva volontà, ma è il carattere che la trascina a queste cadute. Però, come cade, però si rialza. Ora, perseverare per costui sarà più meritorio che per un apatico, perché l'apatico facilmente domina, non ce le ha, o molto poco le passioni. Quindi per lui è molto facile vincere la passione che non ha, mentre l'affettivo è pieno di passione e quindi resistere per lui è molto molto meritorio. Quando si rialza è davvero qualche cosa da togliersi il cappello. Sono buoni e amorevoli, si affezionano a chi li ama, sono franchi ed aperti, soprattutto in confessione. Ci stanno invece certi che in confessione non dicono non è che nascondano il male, ma cercano di dire il meno possibile. Si dice che durante le operazioni chirurgiche, siccome mettono nell'anestesia nell il pentatol, che è il siero della verità, poi i chirurghi si divertono a far domande e la persona risponde. Per cui si dice che in sala operatoria le persone sono più sincere che in confessionale. Non so se sia vero, a me così hanno detto. Quindi sono franchi ed aperti anche in direzione, si lasciano persuadere facilmente, prendono buone risoluzioni, però spesso presto le dimenticano. Per la via del cuore bisogna prenderli e darli a Dio, quindi siccome hanno questo cuore così ardente, allora o andrà verso il male con veemenza o andrà verso il bene con passione. Tutto sta a indirizzarli al bene. Se si riesce a fare che amino ardentemente Gesù, se ne può trarre buon partito, fanno per amore di Dio molti sacrifici, che al principio pareva ripugnassero alla loro natura, perché non sono portati al sacrificio, loro sarebbero portati piuttosto a mangiare, a bere, a fumare. Per amore si applicheranno all'orazione, alla comunione frequente, alla preghiera, alle opere di zelo, ma bisogna ammaestrarli ad amar Dio anche nell'aridità, perché ecco, l'aridità per questi rappresenta un grosso pericolo. Magari si convertono, pregano, va tutto bene, provano consolazioni, allora fanno molto. Poi quando arrivano le aridità, siccome non provano più nulla e siccome sono emotivi, sono sanguigni, sensibili, allora lasciano l'orazione. Bisogna quindi spingerli, fare molta attenzione, guarda che nell'aridità che ben presto arriverà, devi perseverare, perché preghi lo stesso per Dio e non per te. Ma questi sono abituati a sentir molto e quindi se non sentono rischiano di abbandonare ogni cosa. A poco a poco le loro emozioni, con l'opera della riflessione e della grazia, quindi la mediazione molto farà il loro, si trasformano in convinzioni, devono acquistare convinzioni. Eppur conservando lo slancio dell'emotivo, si fanno più assidui e costanti negli sforzi, che sono passionali nel bene. Ove non riesca a infondere loro questa energia e questa costanza, non si può animarli a scegliere uno stato di vita che, come il sacerdozio, esige una certa rinuncia e virtù. Adesso vediamo i passionati, in cui dominano passioni ardenti e profonde. Questi possono ridursi a tre gruppi distinti, i malinconici, gli irritabili e i grandi passionati. I malinconici sono naturalmente tratti a vedere tutto nero. Oggi uno direbbe tendono alla depressione. Allora la depressione è una malattia, è uno stato patologico grave che va curato. Il malinconico è una persona che invece di vedere il bicchiere mezzo pieno vede... Quello mezzo vuoto vede tutto sempre un po' scuro. Invece di vedere c'è il cielo mezzo nuvoloso, vede solo le nuvole e non vede quel po' di sole che c'è. Si fissano sul lato difficile e penoso delle cose lo esagerano, sono inclinati alla tristezza a una specie di misantropia. Sono persone che difficilmente legano con gli altri. Non li trovi nel bar a giocare a carte a fumare, a prendersi il caffè assieme agli altri. Maga al nord è difficile, io mi ricordo in Svizzera, la prima volta che uscii, percorrendo un corso, vedevo banca, farmacia, farmacia, banca, non c'era un bar. Cosa invece che da noi in Italia ci sarebbe stato bar, 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 poi una farmacia soltanto e una banca. Lì erano banca e farmacia, non ho visto un solo bar. È tutta un'altra mentalità. Allora, ecco, e non c'era nessuno per la strada, soffrono molto, senza volerlo fanno soffrire anche gli altri proprio perché sono malinconici. Poi, se gli prende la depressione, allora diventano davvero. però ci vuole molta pazienza. Se uno avesse un amico o un familiare, stargli vicino, parlargli e cercare di, se fosse davvero una cosa grave, anche di farlo curare. Se non cercano consolazione in Dio, che solo può confortarli. Quindi in questi casi il rimedio è Dio. E anche i buoni amici. San Tommaso d'Aquino dice frequentatio assidua cum amicis. La soluzione per la melanconia è frequentare assiduamente gli amici, stare assieme agli altri. Cadono facilmente nella noia, nello scoraggiamento o negli scrupoli. Quindi può, può davvero diventare una depressione vera e propria. Santa Teresa d'Avila dice che la melanconia è. Una forma veramente grave, le persone che ne soffrono non sono atte alla vita religiosa. Scrupoli e malinconia fuori da casa mia. E una persona scrupolosa, come fa a diventare sacerdote? Perché poi succede, sta dicendo messa, ma ho consacrato veramente, ora ritornano indietro. Io ho avuto purtroppo un confratello che si bloccava, arrivato alla consacrazione, non andava più avanti perché era convinto di non consacrare. Quindi la ripeteva, la ripeteva, la ripeteva, andava avanti due o tre ore così. Sono forme che possono prendere. Significa uno spiccato predominio dell'immaginazione e della sensibilità sulla ragione. Quindi, dopo qualche tempo, se non si corre ai ripari, questa eccessiva malinconia può degenerare in una specie di depressione, in ogni caso, vera e propria depressione nervosa. Ad attenuare questa disposizione morbosa bisogna trattare i malinconici con molta compassione, ma anche con autorità. Uno gli deve dare devi fare così, perché loro tendono a voler fare la loro volontà e non si rendono conto che facendo così farebbero solo del male a se stessi. Quindi bontà, compassione, ma fermezza. Quindi chi dirige sono io il medico è il medico, tu sei il paziente allora devi fare quello che dice il medico non quello che vuoi tu perché tanti dicono, mi devi dare questa medicina allora il medico sei tu o sono io non permettendo che seguano i propri capricci né si lasciano do dominare dai sospetti perché è gente che tende un po' a quella in senso largo una specie di paranoia sono, sono un po' afflitti da queste manie di persecuzione c'era una barzelletta che diceva anche il mio medico ce l'ha con me, ma ha detto che soffro di mania di persecuzione. Però quando prendono eh, sono davvero terribili. Secondo, gli emotivi impulsivi, irritabili, sono quelli che si arrabbiano facilmente, che scoppiano, si lasciano trarre dalle prime impressioni, hanno un'anima in continua vibrazione. Passano rapidamente dall'agria alla tristezza, dalla speranza all'inquietudine, dall'entusiasmo allo scoraggiamento. Se vengono contraddetti o umiliati, prorompono in atti di collera, quindi è gente che passa subito all'offesa, all'insulto o anche alle mani, con parole o con gesti violenti. Insomma, avviene spesso che perdano le staffe, la padronanza di sé e maltrattino chi sta loro attorno. È per quello che San Paolo dice che il vescovo non deve essere vinolento né percussore. Quindi se uno <ride> ha il carattere che passa facilmente ad alzare le mani, normalmente non deve essere ordinato sacerdote, soprattutto vescovo che è diverso da affettivo, cioè emotivo e affettivo non sono da confondere. No, questo qui è un irritabile impulsivo che non riesce poi a dominarsi, anche qui non c'è. L'impulsivo puro, non è una persona che parte e prende a botte. Ce ne sono certi, ma sono proprio i casi borderline, limiti. Normalmente sono quelli che sono più portati. Mentre l'apatico sta tranquillo, l'impulsivo scatta subito è, ha la miccia corta, come vi diceva a Roma: parte, è un, un cerino, prende subito fuoco. A combattere questo difetto, deve. Fare energico e costante uso del potere di inibizione, frenare subito i primi moti disordinati, riflettere prima di operare. Quindi, come uno sente che il sangue gli sale alla testa, deve starsene tranquillo, tacere perché quando uno parla sotto la collera dice un sacco di sciocchezze. Allora, quando capisce che sta per arrabbiarsi, si va a fare una camminata. Contare fino a dieci. Non sempre ci si riesce, magari uno sbotta e poi dice bah, se avessi contato fino a 10, però oramai è sbottato. E riprendere pian piano la padronanza degli stessi, farsi una bella camminata all'aria fresca. Chi non riuscisse a dominare questo carattere, le emozioni, i nervi, non pensi al sacerdozio, ci sono delle persone che sbroccano facilmente e allora sa uno che deve trattare sta in predica e comincia a urlare a inveire c'è cioè il bambino che piange non sempre è facile ma bisogna normalmente essere padroni di sé pazienza con molta pazienza la calma e la virtù dei forti i vari caratteri rispetto alle facoltà spirituali allora le persone in cui dominano le facoltà superiori, l'intelligenza e la volontà, quindi non la sensibilità. Quindi noi abbiamo visto prima la sensibilità. Adesso le persone che sono o cerebrali, non puramente, o volitive, intelletto e volontà, si dividono in due gruppi. Allora, i cerebrali o intellettuali, sono quelli la cui attività è concentrata in lavori di mente, che possono essere speculativi puri o intellettuali attivi. Quindi c'è. Quello che studia e ha un po' la testa tra le nuvole, c'era un famoso filosofo che stava sempre a pensare alle cose alte e non vede una buca che stava davanti a lui e ci cadde dentro. Succede, ci stanno. C'è invece quello che è attivo, che specula per poi mettere in pratica quello che ha capito San Paolo, è stato uno di questi, un grande genio speculativo, ma San Paolo ha fatto... 9.000 km in nave e circa 5.000 piedi a quei tempi. Aveva un fisico molto gracile, era un intellettuale attivo. Gli speculativi puri passano la vita a costruire sistemi intellettuali, Kant. Speculano per il solo piacere di speculare e possono cadere in certe forme di estremo intellettualismo. Invece ci sono altri intellettuali che associano ai lavori mentali qualche ardente passione. Ci sono gli intellettuali appassionati che agitando idee vogliono pure agitare gli uomini. Si appassionano per il trionfo di un'idea. Lenin è uno di questi. Lenin è una persona molto intelligente, però ha uh, Cambiato il mondo. Mussolini, un altro di questi, aveva delle idee. Ma era anche una persona molto che era capace, un trascinatore, di trascinare gli uomini. Carisma: Eh sì. Poi, dopo aver visto gli, i cerebrali o gli intellettuali, vediamo i volontari. Hanno una volontà ferma, tenace, forte, indomabile e vi subordinano tutto il resto. Questi si dividono in due categorie: i padroni di sé e gli uomini di azione. Quindi il volontario che applica la volontà a dominarsi, i primi, padroni di sé, si adoperano e mettono tutta la loro energia a correggersi, a padroneggiare le loro passioni. Quindi lottano per signoreggiare la sensibilità e Mettono tutto lo sforzo a frenarsi, quindi, se uno è iracondo, riesce a darsi una calmata, se uno è piuttosto sensuale, riesce a dominarsi. Onde un certo riservo e qualche volta pure qualche cosa di rigido, ingessato, accompagnato da diffidenza verso ciò che potrebbe far loro perdere la padronanza di sé. Quindi, sono persone che si esaminano molto, che si osservano. E che hanno paura di perdere il controllo di sé. Mettono tutta l'energia a correggersi. Invece, gli altri, gli uomini di azione, più che dominare sé, dominano gli altri. Allora, se li dominano per il bene, come ha fatto San Paolo, è un'ottima cosa. Se li dominano per il male, è davvero. Mi ricordo quando stavo in seminario in Svizzera. Ci fu il caso, si suicidarono 900 persone, eh, ma erano tutti laureati, dottori, medici, avvocati. Si erano, eh, erano entrati in una setta, il capo setta aveva chiesto loro dei soldi. Poi, dopo anni e anni, avevano capito che questo era un imbroglione. Lui se ne scappò con tutti i soldi. Ma prima di scappare, se ne è detto loro l'ordine di suicidarsi. E questi, qui, si uccisero l'un con l'altro. Quarto, allora adesso abbiamo visto i sensibili, secondo intellettuali e volitivi, adesso terzo, rispetto alla vita di relazione. Qual è il carattere che mi fa entrare il buon carattere in relazione con gli altri? I timidi è un difetto, diffidano troppo di sé e sono poco intraprendenti. Il direttore spirituale ci dice sempre: non la timidezza, quando stai per la strada chiedi. A tutti quelli che incontri, scusi dove sta, devi andare alla taivia, tu lo sai, ma chiedi a 7, 8, 10 persone dove sta la tarde così ti vinci. Sono sempre attanagliati dal timore di non riuscire e quindi li rende incerti, inerti. Queste persone non riescono bene se non quando sono messi al loro posto. Sono delle persone che se sono seguite, tu gli dici fa quello, fa quell'altro, lo fanno perfettamente. Se lo lasci da solo non riescono a far nulla, però ben guidato sono ottimi. Quindi bisogna ognuno va preso dal lato suo e aiutato a far cose buone. Gli attivi, invece, hanno una tendenza all'azione, sono audaci, forti, energici. Hanno bisogno di effondere le esuberanti attività che si sentono dentro e questi qui attivi si dividono in irrequieti e in uomini di azione. L'irrequieto è un difetto, uomo d'azione è qualcosa di positivo. L'irrequieto è talmente acceso di attività che non può star fermo, è una sorta di agitazione psicomotoria. I ragazzini che si dice hanno l'argento vivo in corpo, ma i ragazzini sì. Quando una persona è grande che non riesce a star ferma, gli comincia a essere preoccupante. Vogliono fare ad ogni costo tutto, anche prima di aver riflettuto. Prima agiscono e poi riflettono. Conoscevo una persona che salì in macchina, prese l'autostrada, doveva andare a Torino e prese la direzione di Milano. Arrivata a Milano si è Che e doveva andare a Torino. È tipico, eh? Fantastico. Sì. Sì. Non hanno tempo di eseguire neppure uno solo. Vanno a destra e a sinistra incapaci di quietarsi, si agitano, fanno rumore. È un disastro quando diventano, si mettono in cappella a fare la mediazione, non la fanno loro, non te la fanno fare neanche a te. Pronti a rendere servizi a tutti, presto dimenticano ciò che hanno promesso. Allora, per correggerli bisogna indurli a riflettere prima di operare. Maturare i disegni prima di eseguirli. Consultare un direttore, uno che è esperto. Poi adesso vediamo gli uomini di azione, questo no, è positivo, studiano a lungo i disegni prima di porli ad esecuzione. Sant'Ignazio di Loyola, San Paolo, discutono attentamente il pro e il contro, pesano non solo pensano non solo ai mezzi ma anche agli ostacoli. Eh, nel male Lenin in questo è stato un grandissimo uomo di azione, Napoleone. Tutto dispongono nell'intento di giungere allo scopo voluto, nonostante le difficoltà. E se ci sono difficoltà le sormontano tutte quante. E il Napoleone sconfitto riprende, riparte assalto, risconfitto, riprende, riparte d'assalto. Eh. Poi alla fine si è convertito, ha fatto una bella morte, ha chiamato il sacerdote, si è confessato. Ecco, il cattolico d'azione deve prima diventare uomo d'orazione, quindi prima deve pregare e poi deve mettere in pratica quello che ha contemplato. Allora, gli apatici devono sforzarsi di acquistare un po' di sensibilità, appena un po', non troppa. I cerebrali di coltivare anche la volontà e l'azione, il volontario di riflettere prima di operare e di acquistare un po' di dolcezza nell'esercizio della forza. Quindi ecco che ci vuole l'ideale, il carattere ideale è quello misto. Una volta c'era un, un economo che era stato repubblicano, un repubblichino, un fascistone, e un fedele invece che era un liberale. E allora fece una battutaccia, uno va al ristorante mi dia un fritto misto alla fascista. Tanto fegato e poco cervello. Tanto se la legò al dito, non posso dire poi quello che gli dicevo. Era un toscano, quindi, insomma, eh, era abbastanza. Ecco, bisogna cercare di ecco, fare un po' un misto. Certo, sì, sì, l'equilibrio, la temperanza, no? mm. l'armonia. Vale non sempre ci si riesce, ma insomma, ci si prova, ecco. Va bene, l'importante è come diceva anche lei all'inizio: no? di tentare di sublimare, di portare, convertire queste attitudini nella direzione di Dio, della carità, dell'amore, <ride> ecco, in senso proprio alto. Tra l'altro, mi ha fatto venire anche in mente una cosa che diceva spesso il maestro Marco Cosmo: che a proposito del direttore spirituale, che intanto è fondamentale averlo perché per conoscere noi stessi. Cioè, difficile insomma che noi riusciamo a vederci dall'alto dall'esterno tutte le no imparzialmente anche tutte le nostre caratteristiche così e direttore spirituale proprio colui che ti porta dentro te stesso non attira te a lui e ti fa fare quello che vuole lui come diceva appunto di questo non so, un guru che ha eh, portato al suicidio tutte quelle persone, ma è una persona che ti porta a conoscere quella che è la tua vera natura e portarla poi al servizio di Dio o degli altri, no? Ecco, questa è una cosa importante e che mi è venuto in mente. E poi adesso non lo so se noi abbiamo visto tutte le, diciamo, caratteristiche, sfaccettature umane, però mi viene in mente che mh, al giorno d'oggi si parla molto di ansia, di attacchi di panico, di questi aspetti e eh, non so, non ne ho sentito accennare qui. Come li vede? Nel 2024, quando ha scritto lui, erano mol, molto pochi. Oggi sono diventati davvero un problema grave e sono malattie. Se davvero è un attacco di panico, se è ansia veramente forte o depressione, lì vanno curate, perché possono portare alla malattia grave, al suicidio, eccetera. eccetera. Sono cose che deve risolvere un medico assieme a un sacerdote. Ecco, bella anche questa indicazione. Un medico assieme a un sacerdote, perciò l'aspetto fisico e anche spirituale. Bene, Don Curzio, molto interessante sempre forse io sono ripetitiva dicendo interessante però effettivamente eh, trovo che sia così ecco e, allora sotto il video precedente è arrivata una domanda che se concorda posso leggere allora un momento che la trovo Ecco qui. Allora, primo ci chiede, mi ha incuriosito molto il fatto che la Chiesa accetti entrambe le opposte posizioni in merito all'ordine tra amore e sacrificio. Anche in ciò giace la saggezza della Chiesa che sa essere in qualche misura flessibile. Ci sono altri casi in cui sono contemplate ed accettate posizioni teologiche diverse? Il caso più famoso è quello della controversia sulla grazia, e il problema della predestinazione. I protestanti calvinisti dicevano c'è qualcuno che è predestinato al cielo, qualcuno all'inferno, senza nessuna colpa da parte sua. Quindi anche se fa il bene, predestinato all'inferno, andrà all'inferno. Per la Chiesa Cattolica no, questo è un errore che già nel Medioevo eh, era stato tirato fuori da un monaco tedesco. E la Chiesa Cattolica parla di predestinazione in cielo. Dio dà a tutti la grazia sufficiente per salvarsi, vuole che tutti si salvino, però poi non tutti l'accettano. A qualche uno però può dare di più di grazia, eh, però Dio vuole sempre che ci sia la cooperazione del libero arbitrio, della volontà. Allora, la scuola atomista San Tommaso da qui, no? dice che chi dà il primo impulso, la prima spinta, è Dio. L'uomo deve cooperare con Dio. Quindi diciamo c'è una premozione, Dio ci muove per primo e l'uomo deve muoversi secondariamente e seguire l'impulso di Dio. Nel 680 nacque una controversia tra autori cattolici, gesuiti con Luis de Molina, che interpretavano San Tommaso alla luce di Suarez, invece Domenicani, Bagnez, Domingo Bagnez, uno spagnolo, anche lui, che... Leggeva San Tommaso in senso strettamente tomista. Allora, Bagnes parlava di premozione, Dio che muove, e l'uomo deve muoversi dietro Dio, quindi un, un cavallo che traina e un cocchio che è trainato e che segue volontariamente un uomo che corre dietro il cavallo, perché il cocchio è inanimato, l'uomo che corre dietro al cavallo. Invece Molina parlava di un concorso simultaneo. Sono come due cavalli che tirano lo stesso cocchio. Dio e la libertà umana, in contemporanea, alla pari, simultaneamente, tirano l'uomo verso il cielo. Giustamente i domenicani dicevano: Ma allora Dio e l'uomo stanno sullo stesso piano. Mentre i gesuiti dicevano ai domenicani: Voi siete un po' calvinisti, perché mettete la libertà umana in secondo piano e quasi date un'interpretazione predestinazionista che potrebbe far pensare che se l'uomo è predestinato in paradiso ci va, se non è predestinato non ci va. La Chiesa eh, normalmente la posizione vera è quella di San Tommaso d'Aquino, ma siccome tutti e due, sia Molina che Bagnez, si richiamano San Tommaso, nominò una commissione, la, la Commissione De Ausilis, che ha studiato per tanti anni la questione, però. Visto che non si riusciva a trovare una soluzione, e ecco che la Chiesa poi proibì di parlarne perché si era arrivati alla conto: i gesuiti dicevano ai domenicani che erano calvinisti, i domenicani dicevano ai gesuiti che erano pelagiani e naturalisti e volavano gli insulti. Quindi, la Chiesa proibì di dire che una o un'altra posizione fosse eretica, pur mettendo San Tommaso come dottore comune della Chiesa e la posizione di Molina forzava un po' il testo di San Tommaso, quella più vicina a San Tommaso era quella di Bagnez, lasciò libertà. Un altro caso è quello recente, quando San Pio X dette l'ordine a padre Mattiussi di raccogliere, in un insieme di posizioni, qual è la filosofia autentica di San Tommaso, il famoso sillabo tomista, le 24 tesi del tomismo. Padre Guido Mattiussi, che era gesuita, però atto misto stretto insegnava la Gregoriana, e raccolse tutta la filosofia di Tommaso in 24 proposizioni. La Chiesa li approvò, San Pio X Morì li approvò, il Papa successivo, Benedetto XV. E quindi queste, in queste 24 tesi è raccolta la filosofia di Tommaso, quella genuina. E siccome Matteussi era veramente tomista, si discostava dalla filosofia di Suarez, che era un gesuita, però aveva avuto una, una sua interpretazione un po' personale del tomismo. Lui aveva, quando San Tommaso insegnava, il domenicano alla Sorbona, i francescani pensavano che San Tommaso fosse una un averruista, uh, un razionalista. Allora il teologo francescano d'Uncescotto. E fece una sua teologia che negava tutto quello che dice Sant Omaso. Sant Omaso diceva Tommaso. Tommaso diceva A, lui doveva dire non ha San Tommaso bianco, lui nero. Allora Molina prese San Tommaso e Scotto, li mischiò e fece un fritto misto alla fascista. E quello è il suo Arizismo. Naturalmente il commento di Mattiussi fu approvato dalla santa sede, piacque ai domenicani, lui poveretto era gesuita, non piacque ai gesuiti, perse la cattedra alla gregoriana e la civiltà cattolica, il Papa ha dato ordine alla civiltà cattolica di, di pubblicare appuntate le 24 tesi. A un certo punto, senza rifiutare formalmente obbedienza, non usciva più il commento e il Papa dovette dare l'ordine. E poi furono raccolte in un libro stampato dall'Università Gregoriana dei Gesuiti, ma pure lì il Papa dovette dare l'ordine perché non volevano farlo. Allora, la Chiesa però non ha proibito l'insegnamento del Suarezismo o dello Scotismo. In Scoto e in Suarez ci sono degli errori filosofici, però non si può dire che sia eretico chi insegni Scoto e Suarez, pure se ci sono degli errori. In questo la Chiesa è molto ferma nei principi però nella pratica sa tollerare per non far scoppiare la guerra. Ecco, bisogna, il male non ha diritti, però certe volte bisogna tollerarlo. In Germania, dove cattolici e protestanti sono metà e metà, se io voglio imporre uno Stato confessionale cattolico, il che dovrebbe essere così, però lì faccio scoppiare la guerra civile. Allora la Chiesa ammette la tolleranza di una falsa religione. Io ho il mal di denti, vado dal dentista, perché qui c'è un ascesso, c'è infezione. Non lo possiamo togliere adesso, perché se lo tolgo adesso spargo l'infezione in tutta la bocca. Ora allora, lei prenda per tre giorni, non so quanto, gli antibiotici, poi, quando ha ucciso il virus, viene da me e io tolgo il dente. E così bisogna tollerare, non è che il mal di denti sia qualcosa di buono. Io do libertà, quanto è bello il mal di denti! No, il mal di denti mi fa male, lo tollero quando non ce l'ho più. Allora ti strappo il dente cariato, ma non mi innamoro del dente cariato. Quindi, questa è la differenza tra libertà per l'errore e tolleranza dell'errore. Bisogna saper tollerare l'errore. Il settario, il fanatico. Farebbe scoppiare la guerra civile, farebbe venire l'infezione a tutta la bocca per non tollerare il mal di denti. Il liberale invece darebbe la libertà al mal di denti, all'accesso, alla carie, dicendo che è buono in sé. No, bisogna evitare due eccessi. Allora, di fronte a una resistenza così forte di un ordine forte, come era la compagnia di Gesù, il Papa che fa? Prende atto. Non fa scoppiare una guerra civile dentro la Chiesa, lascia libertà, tollera, però facendo capire chiaramente che quella professata, raccolta da Padre Mattiussi è la filosofia genuina di San Tommaso d'Aquino. E studiando quelle 24 tesi uno trova la vera filosofia di San Tommaso d'Aquino. Bene, è come dire anche che la Chiesa lascia spazio al mistero, al mistero di Dio anche poi conosciamo qualche cosa di qualche cosa non possiamo presumere di sapere tutto di tutto c'è cioè, lo scettico che dice l'uomo non conosce nulla quindi io non posso neanche dire ah perché sì il cielo è grigio non lo posso dire perché in realtà sarà così non conosco nulla no questo è falso ma non posso neanche pretendere che io sappia tutto no parecchie cose mi sfuggono l'intelletto umano è limitato certo. poi una suora inglese scherzando io sono molto fermo nei principi che ritengo irrinunciabili, però se qualcuno non è d'accordo con me, sono sempre pronto a rivederli. Bello, anche perché diciamo che effettivamente quando subentrano troppe divisioni si può pensare all'accusatore del fratello, no? E perciò è meglio ritornare a Dio. Nel tradizionale ci sono questi che dicono allora. Se tu citi Papa Francesco al canone rendi la messa invalida, o se tu ritieni che la sede non sia vacante sei eretico. C'è una grande divisione in ambiente tradizionale che di fronte alle novità moderniste reagisce, però è, è un eccesso perché tu puoi avere la tua opinione, puoi esprimere un'ipotesi, ma pretendere che quest'ipotesi diventi una certezza teologica o addirittura la specificazione di un atto di fede, questa è un'esagerazione che non porta lontano. Presunzione. <coughs> Bene, Dunkurzio, è eh, molto interessante anche questi aspetti comunque, dove fa vedere la Chiesa anche, diciamo, nella sua eh, forma più elevata, mi viene da dire, no? che va oltre queste, questi aspetti umani dell'intelletto che vuole una risposta a tutti i costi. Un'altra cosa, ehm, c'è stato un ragazzo nel nostro gruppo di preghiera che è il Santo Rosario che facciamo il mercoledì eh, sera mh, che chiedeva un consiglio eh, che io ho pensato di girare a lei. Su un, un libro, un, cioè diciamo una Bibbia commentata, un Vangelo commentato eh, in modo semplice. Il migliore padre Marco Sales, era un domenicano che è morto nel 1934. Lui ha insegnato teologia dogmatica all'Angelicum, poi è andato a insegnare a Friburgo all'Università dei Domenicani e Seggesi, e lì ha commentato tutta la Bibbia dal. Dalla Genesi all'Apocalisse sono dieci volumoni. Ce ne sono quattro, abbastanza piccoli: i quattro Vangeli. E può comprare questi quattro: i quattro Vangeli. C'è il testo dei Vangeli e poi, versetto per versetto, c'è la spiegazione. Molto precisa, molto seria, molto semplice. E la miglior spiegazione che io conosca. Bene, allora poi in descrizione metteremo anche questo riferimento. Bene, Don Curzio, io direi che è stata una lezione intensa e ricca. Eh, che la grazia ci aiuti a mettere a frutto questi begli insegnamenti. Magari ci salutiamo con una sua benedizione. Invito tanti, mi scusi, invito a porre le domande sotto il video che poi verranno magari viste la volta successiva. E un pollice su per il nostro lavoro. Prego. In C'è una frase molto bella di Padre Garigula Grangio, un grande teologo e un grande santo, che diceva il santo, il cattolico, è inflessibile nei principi perché crede, ma molto largo nella pratica perché ama. Il liberale, invece, il modernista, è larghissimo nella pratica perché non ama, e invece è no, scusi, è largo nei principi perché non crede, inflessibile nella pratica perché non ama. Certe volte si vede che il peggior intollerante è il liberale. E lo vediamo anche nei giorni d'oggi, in nome della tolleranza hanno fatto le cose più assurde. Ma perché sono così duri intolleranti nella pratica? Perché non amano Dio e quindi non amano il prossimo. Poi sono invece larghissimi nei principi: tutte le verità sono uguali, sono mille verità, non c'è più una verità unica perché non credono. E questo è molto, molto bella questa cosa. E i social ne sono lo specchio di quanto ha detto. C'era conferma lì, purtroppo sì. Allora do la benedizione, Spadri e Figli di Spirito santi, ed essendo a super sempre amen. Grazie, don Curzio, e arrivederci a tutti alla prossima volta. Tante belle cose e arrivederci.